Ciao ragazze, allora, vi starete chiedendo perché ho questo look un po' alla yeah. Di fuori sta diluviando. Quindi, onde evitare che il lavoro di lisciaggio dei miei ricci vada a farsi benedire. Ho messo questo bel cappellino che poi è anche un messaggio subliminale per una persona che però purtroppo non viene a vedere i miei video su YouTube. E quindi è altamente inutile, però mi piace come look. Oggi sono andata anche al lavoro così. Vedete che figo. Preso direttamente a Manhattan questo. Vabbè, chiudiamo questa piccola parentesi. Tanto chi mi conosce sa, insomma, a chi è dedicato questo piccolo così pensiero. Mettiamola così che è meglio. Allora, il tag sui 5 ombretti preferiti. Che non mi ricordo di chi è e chiedo perdono perché chiedo veramente perdono. Allora, i 5 ombretti preferiti. Iniziamo da non uno, non due, ma tre ombretti. Allora, questi sono, chi mi conosce lo sa perché li ho usati in un tutorial, sono gli ombretti di Valentina che io ho travasato nelle jar della Sephora e sono uno, non so cosa vediate, comunque uno color, diciamo vaniglia, mettiamola così, vaniglia perlato, uno un marrone scuro, sempre un po' perlato, e questo è un bronzo. E questi tre praticamente sono i miei ombretti, diciamo, preferiti di Valentina, perché con la mia carnagione vanno alla grandissima. E quindi questo è uno. Non posso farne a meno, veramente. Cioè, li uso in continuazione e ce l'ho ancora pieno, quindi fate voi. Secondo ombretto preferito, questo che è della Debbie ed è sempre casino, sempre Debbie Color Case il numero 6 ed è il mio nero. È il nero che uso praticamente tutti i giorni ed è un nero, non so come farvi vedere, comunque è un nero praticamente glitterato. E mi piace. È praticamente l'ombretto nero che uso più in assoluto, anche se ne ho altri, però nelle palette soprattutto, però questo, cioè, è quello che adoro più di tutti e lo ricomprerei molto molto volentieri ed è appunto il numero 6 degli ombretti Wet n Dry di Debbie. E siamo a due. Kiko, immancabile. Kiko, ombretto numero 44. Boh, chissà se lo vedrete mai. 44 ed è un viola. Però non è un viola scuro, è un viola un po' più chiaro, diciamo. Ed è molto molto bello. Niente, è stata una scoperta questo colore perché insieme a un altro colore che fra poco vi andrò a far vedere, diciamo, sono una buona coppia. E questo appunto è l'ombretto ad alta pigmentazione di Kiko ed è il numero 44. E siamo a 3. Number 4, immancabile anche questo, sempre di Kiko, il Color Sphere Eyeshadow. Il numero 12 ed è quello che andrà in pandan a quello di prima, ovvero questo colore qua. Ed è un rosa con pigmentazione dorata ed è fantastico, cioè pe penso che sia il Color Sphere più azzeccato che abbia fatto la Kiko,
a mio giudizio. E io ho anche il Color Sphere Blu, sempre di Kiko. Eccolo qua. Però il paragone proprio non c'è, nel senso che, boh, sarà che a me piace molto più il rosa rispetto al blu, sarà che forse mi sta meglio il rosa rispetto al blu, però, insomma, rosa oro contro blu argento vince rosa oro. Al 100% vince lei. Il Color Sphere numero 12. E siamo a 4. L'ultimo, ma non ultimo, last least but not last, si dice così? Penso di sì. È questo, un altro must, un altro Kiko. Another Kiko. Ed è il numero 35, sempre ad alta pigmentazione. Ed è questo colore. Allora, questo colore io già quando vi ho fatto vedere la haul, dove c'era anche Valentina, vi ho spiegato che ha un colore un po' particolare perché è un celeste argento, cioè non è né celeste celeste né argento, è un miscuglio di entrambi ed è una cosa spettacolare, cioè ha dei riflessi bellissimi e io vi giuro, cioè io lo consiglio. Mi sono praticamente macchiata tutta. Io lo consiglio veramente a chi sta cercando un colore del genere, un colore che stia bene sia con i toni dell'argento, sia con i toni del blu o del celeste, qualsiasi colore. Questo va benissimo. Cioè, è un must proprio. Infatti, mi piace, sono soddisfatta del mio acquisto. E diciamo che io faccio acquisti un po' strani, nel senso che io tendo a comprare sempre la stessa gamma di colori. Quindi trovarmi a comprare un ombretto del genere e ritenermi soddisfatta, già io comprare un celeste è oro colato, eh. Quindi trovarmi a comprare un celeste che per di più ha questa cangianza di colore sull'argento, cioè io. Meglio di così non potevo andare, infatti sono molto soddisfatta e penso che se mi finirà presto lo andrò a ricomprare. Spero che non faccia la stessa fine degli altri due dell'altro argento che avevo comprato tempo fa, che adesso non c'è più in commercio. Però ecco, questo molto molto soddisfatta. E niente, questi erano i miei 5 5 ombretti preferiti, eyeshadow that I like. Oggi sono un po' così, nel senso che non so perché mi viene da parlare inglese a destra e a sinistra, non so, scusate per la pazzia momentanea. Niente, ora vi saluto e vi lascio con il prossimo video tag. Ciao ragazzi, un bacio.